SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Il timore del contagio non ha fermato la corsa all'ultima domenica in libertà nella zona gialla, prima della chiusura e l'entrata in zona rossa. Un aperitivo tra amici o lo shopping prima del Natale ha portato nei centri storici tante persone e lo scenario si è ripetuto in tutte le città dell'Emilia-Romagna. La Repubblica di San Marino è finita nell'elenco C della Farnesina, che prevede l'isolamento fiduciario per chi rientra in Italia dai paesi contenuti nella lista. L'ordinanza, firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, e i trasgressori saranno puniti con multe fino a 3.000 euro. Fanno eccezione i transfrontalieri e chi si sposta per salute e reale urgenza. Partito dall'aeroporto Marconi di Bologna, l'ultimo volo 2020 direzione Londra della British Airways. Per le altre compagnie, motori spenti a disposizione del Ministero della Salute, che ha firmato l'ordinanza che blocca fino al 6 gennaio i voli dalla Gran Bretagna, dove il virus si è ripresentato con una variante particolarmente aggressiva. Tamponi rapidi in farmacia con esito in 15 minuti. Al via nelle strutture la seconda massiccia campagna di screening, volontaria e gratuita, voluta dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la lotta al coronavirus. Il Comune di Forlì lancia un'iniziativa per agevolare la mobilità per gli over 65, disabili, minori e donne in gravidanza. Sarà una boccata d'aria anche per i tassisti penalizzati dalla pandemia e che stanno da mesi lavorando al 50% delle potenzialità. Calcio, l'incrocio salvezza ha premiato il Ravenna, che è tornato al successo contro il Limolese per 3-2. La sconfitta è costata il posto al tecnico Roberto Cevoli. La dirigenza rossoblu ora cercherà un nuovo allenatore. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti alla nostra informazione serale. Nella giornata di ieri, come c'era da aspettarsi, l'ultima domenica prima di entrare nella zona rossa, ha registrato il tutto pienone, tutto esaurito nei centri storici della nostra regione. Andiamo allora a vedere la ricostruzione appunto di questa domenica. Dall'aperitivo all'ultimo shopping prima di Natale, un incontro in centro con amici o semplicemente un giro per bancarelle, il timore del contagio non ha fermato la corsa all'ultima domenica di libertà prima della chiusura. Lo shopping natalizio, spinto dal cashback come era prevedibile o semplicemente il desiderio di farsi un giro, ha sommerso di persone le vie centrali di ogni città. In tutta l'Emilia-Romagna, infatti, i centri storici sono stati invasi dalla gente sin dalla mattina, con un picco nel pomeriggio verso le 17. I bar hanno lavorato quasi ovunque con il tutto esaurito, difficile trovare un tavolino vuoto dove sedersi. Commercianti e bancarelle hanno lavorato con tutte le dotazioni di sicurezza, dal gel per sanificarsi le mani alle restrizioni antiassembramento. Poco dopo le 14 il centro di Cesena, come vediamo nelle immagini, si presentava gremito tra il mercato caratteristico dell'ultima domenica prima di Natale e i bar pieni per gli aperitivi. Inevitabili gli assembramenti in alcune strettoie. Nelle vie dello shopping molti negozi avevano le file fuori dalla porta. Uno scenario che si è ripetuto un po' in tutti i centri della Romagna.
E andiamo allora a vedere quali sono stati i numeri di oggi in merito all'epidemia da coronavirus. In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 1.594 casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 7.938 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 20%. L'età media invece dei nuovi positivi è di 46,1 anno. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 420 nuovi casi, a seguire Modena con 259, a Reggio Emilia sono 215, Ferrara 135, nel territorio riminese sono 133 i nuovi casi, mentre sono 110 a Ravenna, 86 nel territorio di Parma, 66 in quello di Piacenza, 86 a Cesena, 48 a Imola e infine 36 nel territorio forlivese. Purtroppo si registrano ancora 38 decessi, di cui 8 a Ravenna, 2 a Forlì Cesena e 11 a Rimini. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 203, due in più rispetto al giorno precedente, e 2.914 quelli negli altri reparti Covid, con 62 in più. E sarà la Fiera di Rimini il luogo destinato alle vaccinazioni anti-Covid per i cittadini del capoluogo romagnolo. Lo comunica in una nota l'ente comunale. La società di gestione IEG ha messo a disposizione gli spazi adeguati a consentire che 6 persone per volta ricevano la profilassi, con i relativi spazi per l'osservazione post-iniezione. Ed è tutto pronto in Romagna per il Vaccine Day domenica 27 dicembre, come stabilito peraltro a livello nazionale. Le prime dosi di vaccino Pfizer-BioNTech, 9.750 per l'avvio in tutta Italia, verranno somministrate su tutto il territorio da Piacenza a Rimini a 975 professionisti della sanità regionale, tra medici, infermieri e operatori sociosanitari. Nella giornata di domenica verranno vaccinati i medici e gli infermieri, con precedenza ai vaccinatori che saranno in prima linea in questa campagna. L'organizzazione della giornata è in carico alle singole aziende, con la supervisione dell'assessorato regionale alle politiche per la salute. E la Repubblica invece di San Marino finisce nell'elenco C della Farnesina, ovvero quello che prevede l'isolamento fiduciario per chi rientra in Italia dai paesi che contengono appunto quelli che sono contenuti in questa lista. Sentiamo. È già entrata in fascia C la Repubblica di San Marino e ci rimarrà fino al prossimo 6 gennaio, periodo in cui coloro che rientreranno in Italia saranno sottoposti all'obbligo dell'isolamento fiduciario e della sorveglianza sanitaria. A firmare l'ordinanza è stato il ministro italiano della Salute Roberto Speranza. Come precisato dalla Farnesina, coloro che transitano o si recano anche solo per un giorno nei paesi contenuti nell'elenco C e rientrano in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio o dopo il 6 gennaio sono sottoposti all'isolamento per 2 settimane. Questo indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza. Ogni violazione sarà punita con una sanzione che va dai 400 ai 3.000 euro. Fanno eccezione i transfrontalieri e chi si sposta per motivi di salute o reale urgenza. Fino a domenica il Titano era in fascia A. Non è bastato dunque il dietrofront del suo governo riguardo alle festività natalizie, il quale nei giorni scorsi aveva annunciato un allineamento alle misure italiane. Il segretario agli esteri di San Marino Luca Beccari ha definito la mossa italiana un fatto spiacevole. Nonostante le nuove limitazioni in entrata ed uscita, all'interno del piccolo stato estero sarà consentito spostarsi, ma il Capodanno non sarà più festoso. Niente cenoni nei ristoranti, dato che il 31 tutti i locali pubblici e pure i negozi dovranno chiudere alle 18. Gli orari saranno ridotti anche per la Vigilia, Natale, Santo Stefano ed Epifania. E torniamo al nostro TR24 con la cronaca. Nelle scorse settimane, nell'ambito di controlli del territorio e in stretta sinergia operativa con l'INPS, i militari della Guardia di Finanza di Cervia hanno provveduto alla verifica della regolare elargizione del reddito di cittadinanza a favore di alcuni soggetti segnalati direttamente al comando. Gli accertamenti hanno permesso di epurare che in ben 4 casi dei 5 controlli effettuati il reddito di cittadinanza era percepito senza averne titolo per un danno alle casse pubbliche di circa 30.000 euro. In particolare è stato individuato un soggetto che in sede di autocertificazione necessaria alla richiesta del contributo aveva omesso di inserire nel proprio reddito cospicue vincite al gioco online. In un altro caso invece il percettore aveva risieduto all'estero nei 2 anni antecedenti all'emissione del beneficio. Tutti e 4 i responsabili dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza sono stati denunciati. Ed è partito in mattinata dall'aeroporto Marconi di Bologna l'ultimo volo diretto a Londra. Si tratta di un volo della British Airways partito vuoto dalla capitale inglese. Vediamo.
Ore 12.40 è l'ultimo volo che per questo 2020 parte dall'aeroporto Marconi di Bologna in direzione Londra. A sorvolare i cieli italiani ed oltralpe è un velivolo della British Airways che, partito vuoto dalla capitale britannica, fa rientro in patria con i passeggeri a bordo. Per le altre compagnie, motori spenti da disposizione del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza che blocca fino al 6 gennaio i voli dalla Gran Bretagna. Lì, infatti, il virus si è ripresentato con una variante, quindi in modo più aggressivo. Tra i passeggeri in partenza dallo scalo bolognese c'è la voglia di tornare a casa, mantenendo alta l'attenzione. Abito là, semplicemente, per cui torno a casa. Cosa fa qui a Bologna? Ero venuto per lavoro in Italia, organizzo eventi, cioè uno di quelli che non ha fatto nulla per forza di cose, però avevo dei contatti e adesso passo il Natale là. Sono fatalista, glielo dico sinceramente, per cui devo continuare a viaggiare e a vivere. Hai un po' di paura di tornare? No. Provo di essere positiva e di mantenere la positività perché in questo periodo ci vuole. Non in particolar modo perché torno a casa in maniera diretta. Voglio fare le vacanze di Natale qui, però c'è il nuovo travel ban con l'Inghilterra, allora devo andare a casa. Come mai hai deciso di partire? Volevo fare uno svago, un po' andare a girare un po' là così. Ma a Londra non si può girare, lockdown? Lo so, però avevo già fatto biglietto tempo fa. Massima prudenza da parte del ministro Speranza, che ha concordato la nuova strategia con i colleghi francesi e tedeschi. La stessa ordinanza prevede l'obbligo che è già in Italia da meno di 14 giorni di fare un tampone antigenico o molecolare e mettersi in quarantena. È l'ennesima corsa contro il tempo per riuscire a tracciare la nuova variante del virus, sapendo però che fermarla è davvero difficile. E da oggi proprio tamponi gratuiti e rapidi in farmacia. Chi lo fa per motivi di salute, ma anche per potersi avvicinare a cene e vacanze. Vediamo allora tutti i dettagli. Dopo i test sierologici destinati al mondo della scuola, dal personale agli studenti con relativi familiari, arrivano da oggi i tamponi rapidi in farmacia con esito in 15 minuti per la seconda massiccia campagna di screening sempre volontaria e gratuita voluta dalla Regione Emilia-Romagna per rafforzare la lotta al coronavirus. Rivolto alle persone sintomatiche, e questo è molto importante specificarlo perché ci sono due percorsi, per i sintomatici la sanità pubblica, per gli asintomatici può venire in farmacia per il tampone. È all'interno di uno screening della Regione Emilia-Romagna che è dedicato a una fascia di popolazione che è quella degli studenti, delle famiglie degli studenti, anche dei nonni degli studenti anche se non conviventi, e si sono aggiunti a queste categorie anche il personale scolastico e ultimissima anche i portatori di handicap e i loro caregiver, quindi anche loro possono venire in farmacia per effettuare questo screening. Oltre 2 milioni di cittadini, dai bambini agli adulti, potenzialmente interessati da una nuova indagine epidemiologica che proseguirà fino al 30 giugno, termine eventualmente prorogabile, e offrirà la possibilità a tutti i destinatari di ripetere il test una volta al mese. Ma le finalità di chi si avvicina a questa opportunità sono anche diverse dalla pura verifica dello stato di salute. Un certo peso hanno avuto anche gli appuntamenti natalizi come cenoni e vacanze. In questi giorni abbiamo cominciato le prenotazioni o a trasformare tutte quelle prenotazioni che erano sui sierologici anche sul tampone rapido. E quindi sta andando molto bene, devo dire, sono tantissime telefonate, stiamo cercando di trovare, perché moltissime erano le richieste anche prenatalizie per fare il cenone e rivedere i parenti in sicurezza, quindi in questi giorni effettivamente c'è molta molta richiesta, probabilmente dopo Natale ovviamente, perché in questi giorni sono tutti, però insomma si può vedere magari di trovare comunque una qualche sistemazione. Però devo dire che nei primi giorni, fine dell'anno, primi giorni dell'anno, sicuramente ci sono posti adesso. Torniamo alla cronaca e torniamo al nostro TR24 e parliamo della Guardia di Finanza riminese che ha individuato 12.000 stufe al quarzo cinesi importate da un'azienda del riminese e ritenute pericolose per un alto rischio di shock elettrico e distribuite in tutta Italia. Di queste oltre 800 sono già state sequestrate dalle fiamme gialle. L'indagine è partita da una segnalazione delle autorità ungheresi sulla piattaforma comunitaria di allerta riguardo ai prodotti potenzialmente pericolosi. Alcune centinaia di stufe erano infatti state vendute anche in altri
paesi europei ed extraeuropei. Gli approfondimenti investigativi e i test di laboratorio hanno evidenziato un rischio alto per il consumatore finale in caso di utilizzo del prodotto. All'azienda in questione è stata applicata una sanzione amministrativa il cui valore tra i 10.000 e i 60.000 euro sarà la Camera di Commercio a stabilirlo. Parliamo dell'Università di Bologna, in cima alle classifiche nazionali ed europee per numeri di progetti di ricerca finanziati, soprattutto per quanto riguarda la sanità, l'inclusione sociale, l'agroalimentare e lo studio dei cambiamenti climatici. Sentiamo tutti i dettagli. Dalla salute al cambiamento climatico, dall'inclusione sociale all'agroalimentare, con 327 progetti di ricerca finanziati per oltre 144,5 milioni di euro di contributi ottenuti, l'Alma Mater di Bologna si conferma ai vertici in Europa per la capacità di attrarre fondi per la ricerca scientifica. Numeri che potrebbero crescere ancora nei prossimi mesi con gli esiti degli ultimi bandi ancora aperti del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea che sta volgendo al termine. Rispetto al precedente piano europeo per la ricerca, l'Università di Bologna ha visto crescere del 32% il numero dei progetti presentati, del 38% quelli finanziati e del 65% il totale dei contributi ottenuti. 90 progetti sono stati gestiti con il ruolo di coordinatore, in totale sono stati coinvolti più di 2.700 partner, di cui oltre 1.250 appartenenti al settore privato. In particolare, l'Ateneo di Bologna ha ottenuto il finanziamento di 151 progetti di ricerca per un contributo totale di quasi 60 milioni di euro nel capitolo del programma dell'Unione Europea che riguarda salute, alimentazione, energia, trasporti, clima, inclusione sociale e sicurezza. Nel dettaglio, ancora l'Alma Mater è il primo Ateneo in Italia per finanziamenti ottenuti, tra i primi quattro in Europa, sia nel campo della ricerca su alimentazione, cibo e agricoltura, sia in quello dell'inclusione sociale. Ed è al primo posto in Italia tra le università anche rispetto ai temi della salute, del benessere e della lotta ai cambiamenti climatici. Nei 7 anni del programma, inoltre, l'Alma Mater ha visto finanziati 32 progetti di ricerca europea d'eccellenza, di cui 27 nel ruolo di coordinatore, per un contributo totale di 36,6 milioni di euro. Fare del Parco Simone Simoncello, situato tra Toscana, Marche, la Romagna del Valmarecchia e del Montefeltro, un parco nazionale. Di questo ha discusso ieri il sindaco di Rimini Andrea Agnassi con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Un percorso che nasce da una consapevolezza: il paesaggio italiano e i suoi spazi saranno un motore della rinascita post-Covid. Un nuovo grande parco nazionale che si affaccia sulle terre di Piero della Francesca e del Montefeltro e arriva alla linea blu del nostro mare, del mare amato da Tonino Guerra, dichiara il sindaco di Rimini. Oggi più che mai abbiamo bisogno di aggrapparci al nostro patrimonio di bellezza, anche iniziando la sfida per l'istituzione del Parco Nazionale Sasso Simone e Simoncello. Parliamo di un'iniziativa della Comune di Forlì per agevolare la mobilità delle persone in difficoltà attraverso l'utilizzo dei taxi. Vediamo allora in quale maniera con il servizio. Persone con più di 65 anni, disabili, minori e donne in gravidanza. E questa è la fascia di popolazione che potrà avvalersi di una nuova convenzione promossa dal Comune di Forlì con il servizio di taxi. A breve uscirà l'avviso con tutti i dettagli per far sì che i cittadini sopra elencati possano usare il servizio interamente spesati dal Comune. Funzionerà attraverso il numero di telefono, quindi la persona che intende fruire del servizio chiamerà il numero dedicato, dopodiché nel momento in cui arriverà il taxi per la corsa potrà compilare un'autocertificazione in cui dato di essere in queste categorie che ho appena elencato e di avere un ISEE non superiore a 45.000 euro. Quali sono le risorse del Comune disponibili per questo servizio e quante ne potrà usufruire il cittadino? Le risorse sono circa 27.000 euro, quindi ipotizzando un valore medio di 10 euro a corsa, circa 2.700 corse. Abbiamo messo un limite di 6 corse per ogni famiglia. Noi abbiamo cercato di unire un aiuto ai cittadini forlivesi, soprattutto fragili, con determinate problematiche per poter essere aiutati nei loro spostamenti. Però contemporaneamente abbiamo anche cercato di intervenire in un settore così fortemente in crisi come quello del trasporto dei taxi, non dando un contributo così,
acquistando del loro lavoro. Una boccata d'aria anche per i tassisti penalizzati dalla situazione in corso e che attualmente stanno lavorando al 50% delle potenzialità. Siamo abbastanza contenti di questa cosa, di questo pensiero che hanno avuto l'amministrazione per noi e anche per poter dare una mano appunto a persone che possono avere bisogno di questo servizio. Parliamo invece di un libro di favole per bambini basato sulla matematica, in particolare sul significato dello zero. Parliamo di una favola perché è stato pubblicato da Pane e Sale Edizioni Teoria, il libro Favola, la straordinaria storia di Zero di Chiara Giacomoni, che oltre ad essere l'autrice di questa favola è anche una docente universitaria di analisi matematica presso l'Università di San Marino. Allora, a che fare in genere con persone più adulte, però Giacomoni ha deciso di rivolgersi ad un pubblico più piccolo. Come mai? Qual è il significato di questa favola e da dove è nata l'idea di scriverla? L'idea di questa favola nasce fondamentalmente dal desiderio di introdurre fin dalle scuole elementari alcuni concetti matematici importantissimi, utilizzando la magia della fiaba, l'incanto dei colori, con la speranza di riuscire a renderli più affini, più familiari quando poi i ragazzi arrivano nelle aule universitarie. In questa favola c'è Zero che vive una condizione di solitudine, però in realtà non è così solo. Notoriamente i limiti restringono le visuali, no? Delimitano i movimenti, in sostanza ci pietrificano, ci mobilizzano. Però il limite ha anche una connotazione positiva, perché può essere considerato come l'occasione per superare se stessi. E Zero, che è il protagonista di questa favola, fa proprio questo. Non si fa fermare dai limiti che gli vengono attribuiti o che lui stesso percepisce di sé. A scuola, nei compiti, prende sempre zero spaccato, nelle operazioni non viene calcolato, attorno a lui c'è sempre solo silenzio. Insomma, reagisce, scoprirà di essere lui stesso il vero generatore dell'infinito. Io credo che in questa favola ci sia un pochino di ciascuno di noi. Spazio ora alla nostra redazione sportiva per il TG Sport. La linea a Marco Rossi. A te Marco. Grazie Romina per la linea, buonasera e bentornati a questa nuova edizione serale di TR24 Sport. Parliamo di calcio e andiamo in Serie C, torna al successo il Ravenna che torna appunto alla vittoria contro l'Imolese dopo oltre un mese e mezzo. Un successo con brivido che non accontenta del tutto mister Leonardo Colucci. Il semaforo verde è per il Ravenna nell'incrocio salvezza con l'Imolese. I giallorossi hanno battuto 3-2 i rossoblù allo stadio Bruno Benelli, pur rischiando di incassare una rimonta nel finale da parte degli uomini di Cevoli. I leoni però sono riusciti a difendere il vantaggio e a tornare al successo, il quarto stagionale sempre in casa, che porta 13 punti in classifica. Una squadra che ha giocato a calcio, che ha dei limiti, quindi è bene che si sappia che ha dei limiti questa squadra. E abbiamo vinto. Le altre volte gli episodi ci sono andati contro, ma i ragazzi si sono impegnati, è bene che si sappia, che si sono impegnati anche quando abbiamo perso. E quindi oggi non mi è piaciuto il fatto che una partita che te sei in vantaggio di 3-0, alla fine rischi di non portarla a casa perché qualche disattenzione che ci capita spesso, quindi si ripete. Nonostante i ragazzi si sono impegnati, perché bisogna sapere in giro che i ragazzi si impegnano sempre e quindi delle volte magari ci sono dei limiti, però i ragazzi si impegnano sempre. L'amore dei ragazzi è positivo ed è giusto che sia positivo, però voglio far capire che io sono sempre quello nella sconfitta, nella vittoria, nel pareggio, barra dritta, ancora luci, barra dritta. Chi si impegna e chi dà il massimo deve andare con orgoglio, guardare in faccia le persone, petto in fuori e dignità. La terza vittoria consecutiva il Cesena l'ha raggiunta nel finale di gara con la San Benedettese. Il 2-1 decisivo è stato firmato dal colpo di testa di Giacomo Zecca. Sentiamo il commento dell'attaccante. Mi ricordo solo la palla che è arrivata a Giulio di quell'azione.
poi sapevo che mi arrivava, cioè dentro di me lo sapevo, quindi ho attaccato forte anche se ero un po' stanco perché abbiamo corso tanto nel secondo tempo. Ho attaccato forte il secondo palo, come ci dice il mister, durante la settimana e poi mi è arrivata lì e dovevo solo spingerla dentro, ecco. Quindi poi dopo che la palla è entrata sinceramente non mi ricordo più niente per 2 o 3 minuti. C'era un po' di tutto, un po' di rabbia, un po' di gioia, molta gioia e poi più che altro era sì, poi mi mancava il gol perché non segnavo da più di un anno dalla partita col Piacenza, sempre in quella porta lì, quindi era un misto un po' di tutte quelle cose, ecco, un po' di emozioni, tante emozioni che si sono addensate tutto in quelle frazioni di secondi. Da luglio, da quando siamo tornati qua, non ho mai smesso di lavorare, anzi sono sempre stato in linea con il fatto di voler rimanere qua, anche nelle partite in cui non sono stato utilizzato, sono solo stato utilizzato poco, ho sempre cercato di dare il massimo. Quindi penso che oggi sono stato premiato per questa cosa, è stato premiato il lavoro anche di persone che non si vedono, come posso fare il nome di Massimo Magrini, che mi ha aiutato tanto, ed anche di, a parte il mister Viale, anche di Filippo Medri che mi sta sempre dando una mano anche negli allenamenti, ecco. Quindi il gol secondo me, oltre che essere mio, è anche di tantissime altre persone che da metà anno in poi, da giugno, luglio, m'hanno aiutato in tutto questo. Cambiamo argomento e parliamo di basket. La Virtus Bologna espugna il Palaverde, tempio della De Longhi Treviso, infila il 6º successo lontano da casa. Alla fine della contesa i bianconeri hanno la meglio per 72-98. Tutto facile o quasi per la Virtus di coach Sasha Djordjevic nel turno della 12ª giornata di Serie A1. Superata qualche difficoltà iniziale dovuta alle polveri bagnate in attacco, le V-nere macinano gioco e punti pesanti. A far risalire i felsinei dal 12-4 è Wims, poi Djordjevic cala l'asso di briscola Teodosic e la gara prende la giusta direzione. La Segafredo mette il sorpasso sul 14-16. Nel secondo parziale i bianconeri mettono il turbo, la forbice si allarga di 15 punti fino al 41-52, guidato da Hunter e dal solito Teodosic. I padroni di casa reagiscono con rabbia e si fanno prepotentemente sotto al rientro dalla pausa lunga con un 50-52 che fa vacillare la Virtus Bologna. La V mette in chiaro le cose con la tripla di Wims e i canestri di Ricci, facendo pendere l'ago della bilancia dalla propria parte. Treviso alza bandiera bianca al termine del terzo quarto che si chiude sul 52-71. Il finale è tutto in discesa, Teodosic tocca i 20 punti, Alibegovic e Hunter ne firmano 14 a testa per una vittoria corale, la 6ª in trasferta su altrettante disputate, che vale l'imbattibilità esterna. La sirena sancisce il 72-98 conclusivo, ora per gli emiliani si riapriranno le porte dell'Eurocup. Martedì sera alla Segafredo Arena alle 19 andrà in scena il recupero con Andorra. È tutto per lo sport, Romina, te la linea. Ti ringrazio Marco, noi andiamo a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna ad Andrea Raggini. La giornata di martedì 22 dicembre non vedrà cambiamenti sulle nostre pianure, interessate ancora una volta da cieli grigi a causa di nubi basse e qualche banco di nebbia. Cambierà invece la situazione sul nostro Appennino, che nelle ultime ore è stato interessato da schiarite, mentre la nuvolosità aumenterà nella giornata di domani, con il rischio di qualche debole piovasco sul crinale dell'Emilia centro-occidentale, ancora qualche schiarita invece sull'Appennino tra Bolognese e Romagna. La ventilazione inizierà a soffiare da sud-ovest sul crinale, altrove risulterà quasi assente, con il mare calmo. Temperature minime che saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi che oscilleranno tra 8 e 11 gradi. Situazione invariata nella giornata di mercoledì, che vedrà qualche goccia di pioggia sull'Emilia occidentale, mentre la vigilia di Natale non subirà cambiamenti, cieli spesso grigi
Una perturbazione potrebbe arrivare proprio nella notte della vigilia e nella mattinata di Natale, con temperature in calo dal pomeriggio della giornata natalizia. Per questo appuntamento è tutto, buona serata da Andrea Raggini. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata e vi rinnovo l'appuntamento a domani con nuova edizione del nostro telegiornale. Arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.